I trulli di Alberobello sono un tipico esempio di architettura vernacolare. Si trovano nella zona sud della Puglia e si tratta di una serie di abitazioni rurali che avevano originariamente un uso residenziale e agricolo e servivano come struttura stagionale. L'architettura del trullo ruota attorno all'innesto di una forma conica su una sottostante struttura cubica. Le murature a secco sono a doppio paramento con un'intercapiede riempita di pietrisco e materiale di risulta. Questa forte massività fa in modo che l'ambiente risulti confortevole sia in estate che in inverno, e questo non per le capacità isolanti della pietra, che sono alquanto basse, ma grazie alle sue capacità di accumulo termico. Le parti più significative del trullo sono due: lo spazio centrale quadrato coperto dalla falsa cupola e alcuni spazi laterali con funzioni specifiche come dormire e cucinare, che si affacciano direttamente sul vano centrale, mentre le aperture sono limitate alla porta d'ingresso, quindi l'interno è molto buio. Il comportamento del trullo è simile a quello di un ambiente ipogeo, infatti la grande massa di pietra diminuisce d'estate la temperatura interna rispetto a quella esterna di circa 6 o 7 gradi. Questo garantisce un buon raffrescamento estivo, connesso alla ventilazione attraverso le forature del cono e al colore chiaro della superficie esterna, mentre in inverno il calore accumulato nella cupola durante il giorno viene trasmesso di notte anche all'interno degli ambienti. I muri tirati su a secco, infatti, permettono di godere di una temperatura costante, grazie al gran numero di microcamere d'aria formatesi al momento della costruzione tra una pietra e l'altra, in grado di assorbire l'escursione termica. Il segreto è proprio il grande spessore dell'involucro in pietra, la cui enorme massa funziona da volano termico, capace di accumulare con grandissima lentezza il calore estivo per poi trasferirlo successivamente all'interno del trullo. I trulli sono ancora oggi usati come abitazioni e sono oggetto di continui studi da parte di ingegneri e architetti internazionali, alcuni dei quali hanno anche tentato di riprodurli altrove.